Pace e bene a tutti. Oggi 9 marzo ricordiamo San Domenico Savio. Ascoltiamo. Domenico nasce a Riva di Chieri, provincia di Torino, il 2 aprile del 1842. I genitori, originari di Murialdo di Castelnuovo d'Asti, vi ritornarono poi per guadagnarsi da vivere. Sin da piccolo Domenico mostra una forte sensibilità alla preghiera e ogni volta che il padre tornava alla sera stanco del lavoro, gli diceva: «Sei stanco, papà? Io sono buono a poco, ma prego il buon Dio per te». La mamma lo portava a messa tutte le domeniche e il comportamento lo distingueva dagli altri bambini. Ricevuta la prima comunione, i suoi propositi divennero: «Mi confesserò e comunicherò sovente. Voglio santificare le feste. I miei amici saranno Gesù e Maria. La morte, ma non i peccati». Non aveva paura di andare a scuola, percorrendo a piedi 15 chilometri di strade insicure, perché sapeva di essere accompagnato dal suo angelo custode. E quando un giorno venne incolpato a scuola per una colpa non commessa da lui, pensando al Cristo castigato ingiustamente, non si discolpò. Il suo maestro, Don Cugliero, lo presentò all'amico Don Bosco e il padre Carlo lo accompagnò nella casa dei Becchi, dove Don Bosco stava con i suoi ragazzi. Dopo una predica di Don Bosco, nella quale disse che la volontà di Dio è quella di diventare santi attraverso il servizio gioioso, Domenico si adoperò per compiere i lavori che la vita gli offriva per conquistare molti compagni al Signore, facendo apostolato. Intervenne nelle risse per sedare gli animi. Si inginocchiò nel fango quando vide passare Gesù sacramentato. Riprese con dolcezza persone che bestemmiavano. Insegnò catechismo. Nell'oratorio di Don Bosco voleva essere simile a Gesù crocifisso. Nel suo letto nascose alcuni sassolini per fare penitenza, per la conversione dei ragazzi lontani da Dio. Dopo che Papa Pio IX proclamò l'8 dicembre del 1854 il dogma dell'Immacolata Concezione, Domenico unì i suoi compagni più stretti e fondò la Compagnia dell'Immacolata. La sera del 9 marzo del 1857 morì. Pio XI lo definì piccolo, anzi grande gigante dello spirito. Dichiarato eroe delle virtù cristiane, venne canonizzato da Papa Pio XII il 12 giugno del 1954 davanti a moltissimi giovani. Il pontefice si inginocchiò davanti a quel ragazzo per rendergli venerazione e invocarne l'intercessione per tutta la Chiesa. San Domenico Savio è un santo che suscita una grande tenerezza perché, come abbiamo ascoltato, è morto molto molto giovane, a soli 15 anni, ma questi pochi anni non sono bastati a farlo diventare una persona molto importante e fonte di grande ispirazione per tanti giovani. Quando San Giovanni Bosco, del quale era discepolo, chiese ai suoi ragazzi: «Scrivete un bigliettino su qualcosa che magari vi devo spiegare o un desiderio che avete», lui scrisse questa frase: «Mi aiuti a farmi santo?» Ebbene, San Giovanni Bosco rispose con tre piccoli consigli. Innanzitutto allegria, poi impegno nei doveri dello studio e della preghiera e poi tre, fare del bene. Io rigiro a voi questi consigli. In primis l'allegria. Quanto bisogno c'è di gente allegra ma che sappia affrontare la vita sempre mettendo il sorriso davanti a tutto, mai i problemi. Poi l'impegno che ci deve essere nel dovere della tua vita, che per i giovani è lo studio tipicamente, e poi la preghiera.
e infine fare del bene, non stare con le mani in mano oppure accontentarsi del ruolo che tu hai o della preghiera che fai, ma concretizza la tua fede. Sono stati questi tre pilastri che hanno fatto di questo giovanissimo ragazzo un santo splendido, un santo della tenerezza. E forse lo invochiamo appunto per questo. Fa che anche noi possiamo avere, San Domenico, lo stesso impegno che hai avuto tu, in modo da suscitare la stessa tenerezza nelle persone, perché siamo poco abituati ad essere teneri e forse ci fa un po' paura mostrarci teneri. Possa tu eliminare questa paura e aprirci alla spontaneità con la quale ti sei saputo donare tu stesso a Dio. San Domenico Savio, prega per noi.